Emi, buongiorno. Cris? 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 Cristiano? Buongiorno. Ehi tu, nocciolina. È ora di alzarsi. Eh? Sta bene nel letto? Bellezze, buongiorno, benvenute o bentornate su Illy Style e benvenute in questo nuovo vlog. Stamani ho già portato i bimbi a scuola e adesso vado a supervisionare un servizio fotografico. Approfitto del maxi specchio per farvi vedere l'outfit del giorno. Super carino, secondo 12:42, servizio fotografico finito. Adesso nell'attesa che la maestra d'asilo di Chris mi chiami per andarlo a riprendere, perché stamani abbiamo deciso di provare col pranzo. Mangiamo tutti assieme, abbiamo ordinato delle poke. Oh, finalmente si mangia. Buon appetito! Guardate un po' chi c'è qua. Trombetta che oggi ha mangiato all'asilo tutto, pasta con le verdure, il secondo, la banana. È vero, ha detto la maestra che è stato bravissimo. Quindi adesso recuperiamo Amy perché fra 3 minuti esce e poi andiamo al Carrefour perché ti sei meritato una macchinina gialla. Ti sei slegato da solo? Andiamo? Andiamo a prendere il caldo. Da dove esci? Di là? Amore, quella è grossa, prendiamo una di quelle piccoline. La moto, hai visto che bella? Come hanno messo le macchine piccine? Una volta erano lì, ora non sono più. Bello il camioncino. Vieni, cerchiamo quelle piccine. Eccole, le abbiamo trovate. Guarda bella questa, tutta colorata, Chris. Guarda bellina. Quella vuoi? Ok, macchinina recuperata, la vuoi far vedere? Ecco, sbadiglio! La vuoi far vedere la macchinina? No? Abbiamo preso anche... Ho anche trovato 5 euro per terra. Speriamo portino fortuna perché ieri è stata una giornata de... Ho preso dei calzini antiscivolo di Halloween con ragnetto e fantasmini e li ho presi perché fanno dalla misura 26 alla 31, quindi van bene per entrambi. Poi sono antiscivolo, quindi in casa sono comodissimi al posto delle ciabattine. Ogni tanto le ciabattine si levano, ma poi non si rimettono. Invece quelli lì dove li mettiamo stanno. Ora andiamo a casa e vi dico perché ieri è stata una giornataccia. Vi faccio vedere perché ieri è stata una giornataccia. Ora Chris vi fa vedere che bella macchinina si è meritato, eh? Bellissima, anche il colore è bellissimo, vero Chris? Fa vedere? Wow, ma è rosa, non è rossa. È rosa, molto molto bella, è un colore super particolare. Emi, la mascherina la puoi levare, eh? Corro ad addormentarlo perché altrimenti facciamo tardi a catechismo e torno da voi. Vieni, andiamo a fare la nanna. Chris si è addormentato e posso raccontarvi velocemente cosa è successo ieri. Allora, mi sono svegliata con la voglia, perché con la voglia, col bisogno di fare il cambio stagione, perché le temperature sono scese, avevo necessità di tirar fuori i maglioncini. Fortunatamente solo in camera matrimoniale, perché in cameretta l'ho già fatto nei giorni scorsi. Comunque inizio, nonostante i figli fossero a casa da scuola e Nico fosse al lavoro, ho detto vabbè, inizio mal che vada, finisco nel tardo pomeriggio quando Nico rientra dal lavoro, quindi ci siamo messi lì, tra l'altro.
i figli sono stati anche abbastanza collaborativi, poi abbiamo fatto pausa per pranzo, poi siamo risaliti e sono riuscita addirittura a finire il cambio stagione prima che Nico tornasse dal lavoro. Ho detto, ah, che bello, quasi quasi ora scendo, mi alleno, poi mi faccio la doccia, mi lavo i capelli, faccio le unghie, le sopracciglia, tutte quelle coccoline che faccio solitamente la domenica pomeriggio barra sera. Bene, secondo voi come ho trascorso il resto della giornata? La vedete questa macchia, questa chiazza giallognola che prende anche i due gradini del controsoffitto? È una macchia d'umido conseguenza di una perdita d'acqua, quindi sono salita, sono andata nel bagno, ho smontato i pannelli che rivestono la vasca idromassaggio, ho controllato tutti i tubi, ho aperto l'acqua, ho aperto il doccino, ho aperto il tappo, ho chiuso il tappo, insomma ho fatto mille prove. E alla fine, notando una macchia d'umido anche qua dietro, proprio a questa altezza, mi sono messa a spaccare in questi due punti per vedere se trovavo sta benedetta perdita d'acqua. Ho trovato la perdita, forse. Avrei potuto aspettare l'idraulico? Sicuramente sì, ma io quando ci sono questi problemi non riesco a star ferma. Devo fare qualcosa, devo risolvere la situazione il prima possibile. Adesso rimetto i pannelli alla vasca. Ieri sera mi sono lavata così col bagno, mezzo smontato praticamente, ma vabbè, ho preferito allenarmi, mangiare, farmi la doccia, lavarmi i capelli. Adesso mi dedico con i miei bellissimi attrezzi rosa al rifacimento della vasca. Per chiudere i buchi devo chiamare qualcuno, però sta cosa posso gestirla da sola. Amy, hai dei compiti per domani? No. No? Sei sicuro? Perché la vasca non ce l'ha già. Ok. Controlliamo per sicurezza. Ok. Sì, niente di nuovo. Vediamo che materia è domani. Matematica, inglese e geografia. Allora, matematica la lasciamo qua. Hai perso qualche penna oggi? No. Ok. Ok, la colla è finita? No, no, ce n'è ancora. Ok. Il tappo, amore, richiudilo bene. Lo devi girare un pochino di più. Quasi dimenticavo, ieri mentre mi allenavo e il resto della famiglia cenava, ho anche schiantato l'elastico per i workout. Si è proprio tranciato di netto e mi ha lasciato un simpaticissimo stampo sulla coscia. Così, giusto per non farci mancare nulla. Vediamo come sono fatti i calzini che ho comprato prima al Carrefour. Oh, che carini! Guardate, super simpatici. Stasera potremmo iniziare ad utilizzarli. Questo qua con il ragnetto. E questo qua con i fantasmini. Guarda un po', Amy. Guarda che belli. Wow, qual è il tuo preferito? Allora, ragno o fantasmini? I miei fantasmini, perché mi piace questo. È il tuo preferito? Guarda, c'ha i puntini arancio sotto. Gli antiscivolo arancio. Mi piace l'arancio, quindi mi piace. È il tuo colore preferito, vero? Sì. Io e Chris abbiamo accompagnato Amy a catechismo e adesso andiamo un po' al parco, che c'è una nave dei pirati nuova nuova che ci aspetta. La macchinina ce l'hai ancora? La bici? La prossima volta la portiamo anche noi, va bene? Eh? Oh oh, caduta. Oggi merenda congelato, stracciatella e cremino. Com'è Chris? Buono? Mm-hmm. La bersagliera. Tornati a casa, finalmente tutti e quattro a casetta. Nico, quando è uscito dal lavoro, ci ha raggiunti a Marina, così abbiamo fatto merenda tutti e quattro assieme. Adesso mi metto comoda e preparo la cena. Grazie al cielo stasera non mi devo allenare. L'allenamento che avrei dovuto fare oggi l'ho anticipato ieri, perché sono sfinita. Che prepariamo per cena? Avevo pensato di fare un po' di petto di pollo alla griglia. Ok.
stasera pollo con prosciutto e formaggio e zucca al forno. Pulisce stasera? No! Chiamiamo la Gigi. No! Cosa no? No! La pulisci te? No! No! Mamma! La mamma! La zucca è venuta buonissima. Unica cosa, prossima volta provo a farla più sottile. Così dovrebbe venire più croccantina. Sì, buono. Momento struccaggio, vado a rimuovere il mascara e il gel trasparente che ho messo sulle sopracciglia. Sono super ingessate. Ora sembro un panda, ma è super soddisfacente fare questa cosa qua. Stasera vorrei mettere i bimbi a letto presto per dedicarmi a una lettura, perché qualche giorno fa ho iniziato a seguire su Instagram una dottoressa, una nutrizionista che ha scritto 3 libri, li ho acquistati tutti e 3 e mi piacerebbe iniziare a leggerli senza tenerli lì a prendere polvere per mesi, mesi e mesi. Lei ha un metodo di alimentazione che mi incuriosisce particolarmente, poi magari se vi interessa ve ne parlerò più avanti e mi vorrei rilassare così stasera. Ce la farò? Vediamo. I libri sono questi e sono sul metodo Bilanciamo della dottoressa Giulia Biondi. Li ho presi perché se c'è una cosa che non so fare è bilanciare i piatti. Io per molti anni, non so se sta cosa ve l'ho mai detta, però per molti anni sono stata sottopeso, non volutamente. Ricordo che faticavo tantissimo a prendere peso e soprattutto a mantenerlo. Non riuscivo ad ingrassare, poi quando ho iniziato non ho più smesso. Però ecco, vorrei capire come bilanciare i piatti anche per il bene, insomma, dei bimbi, bilanciare i piatti e mangiare bene. Buonanotte, tortellone. Vuoi pomma? Sì. Tieni. Buonanotte. Buonanotte. Mi raccomando, fai tanti sogni d'oro, eh? Sì. Va bene, ciao ciao. Chris, adesso tocca a te. Andiamo a fare la nanna? No. Come no? Lo sciroppo vuoi? Va bene, poi andiamo a fare la nanna, eh? Sì. Che oggi hai dormito anche poco. Sì. Andiamo, dai. Sì. Siamo qua sul camino, l'impegnativa del medico, così domani mattina, se me lo ricordo, se la vedo me lo ricordo, vado a fare gli esami del sangue, così li mando alla nutrizionista. Ah, e comunque il periodo no prosegue, oggi è arrivato l'ordine H&M che ho fatto qualche giorno fa perché mi ha invitato a una festicciola di Halloween, la sua prima festicciola da sole, quindi volevo più che un travestimento una tutina tipo questa con lo scheletrino, però ecco, una tutina senza mantello, accessori da sbolognare poi a qualcuno, visto che sarà una festicciola solo bimbi, ho voluto qualcosa di pratico e non ingombrante. E guardate come mi è arrivata tagliata. Lo vedete questo taglio sul sacchettino? Probabilmente col taglierino hanno aperto il pacco grosso e ci sono andati pesante e hanno anche tagliato la tuta. Ora io non so che fare perché non ho H&M qua vicino e rendendola, non so neanche se è ancora disponibile la taglia, però rendendola non so se poi arriverebbe in tempo. Vediamo un attimo se il taglio è superficiale. Ok. La tuta sotto non è tagliata, è rovinata, però forse con un po' di colore per tessuti riesco a recuperarla. Comunque non è fatta benissimo, eh? Cioè, guardate qua, cos'è, un'impronta digitale? Pagata 25 euro, non 3 euro che dici, vabbè. Era carina, perché vedete? È una tutina col suo cappuccio, un po' particolare, però comoda, calda e comoda. Non è un vestitino leggerino,
da mezza giornata. Sono stupidaggini, che prese singolarmente non hanno peso, però prese tutte assieme iniziano a pesare. Quella del catechismo ve l'ho raccontata? Non credo, ve la racconto. Allora, a fine settembre iscrivo il mio catechismo, pago l'iscrizione e mi metto d'accordo per iniziare tal giorno. Vedo che tutte le mamme vengono inserite nelle chat WhatsApp. A me sorge il dubbio, dico, fammi chiamare la catechista, mi faccio dare il numero della catechista, chiamo, così per scrupolo, E la catechista cosa mi dice? Oh signora, sono state smarrite alcune iscrizioni, tra cui quella di suo figlio. Il problema è che adesso la classe è al completo, causa Covid, prendono meno bimbi e quindi non c'è più posto in quella data, deve iniziare un altro giorno. Risolvibilissima, però insomma capite bene che convinta di iniziare quel giorno, insomma non ne va tutta una. Ma dorme già? Io mi sono spaventata. Fai lo scherzo alla mamma, si è spaventata tantissimo la mamma, lo sai? Pensava di trovare una patata al cartoccio. Bellezze, io vi saluto perché sono stanchissima, ma voglio leggere almeno l'introduzione di questo libro qua. Oggi non ho parlato, non abbiamo chiacchierato tantissimo perché sono stata presa da un po' di cose, però conto di rifarmi nel prossimo vlog. Nel prossimo vlog vi mostrerò anche tutti gli acquisti natalizi che ho fatto fino ad ora. Sì, ho fatto degli acquisti natalizi super carini e niente, io vi mando un grossissimo bacio e se vi va ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Poi ciao! Ciao! Ciao ciao! Io? Eh sì, sei te, vedi? Sì. Un piccolo scheletrino! Dai! Poi ciao! 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 Bravissimo!